Ciao a tutti, siamo qua nel quartier generale di PokerStrategy.com a Gibilterra e il 18 di luglio 2011 anche in Italia sarà disponibile finalmente sulle PokerRoomOnline.it la specialità del cash game. Siamo appunto qui oggi in compagnia del Dipartimento Education Internazionale con Herbert. Ciao. E con Bellavec, già conosciuto dalla community italiana. Una domanda semplice per iniziare con Herbert: qual è il successo di PokerStrategy e come è possibile che riuscite a produrre contenuti per così tante community? Il successo di PokerStrategy si spiega facilmente perché non siamo mai stati solamente una scuola di poker, però volevamo essere sempre una online community dove si impara e cresce insieme. E ora abbiamo più di 5 milioni di iscritti in 19 lingue. Qui a Gibilterra abbiamo il dipartimento centrale che produce tutte le strategie, però questo è solamente una parte del successo. C'è anche un team grande di esperti che si dedica solamente per una community e offre un servizio perfetto. Emilio, e l'Italia? E l'Italia. L'Italia è una delle 19 lingue di cui parlava Herbert e in Italia abbiamo più di 50 persone che lavorano solo al sito italiano e siamo tutti italiani, appunto per italiani, per insegnare e adattarci alle varie problematiche, alle strutture dei giochi offerti in Italia. Abbiamo più di 20 coach che sono la base della nostra educazione. I coach sono giocatori professionisti, ragazzi che hanno fatto del poker la loro professione e stanno sul nostro forum, producono video, generano contenuti didattici per tutti i nostri utenti e si confrontano direttamente con i nostri utenti che a loro volta possono interagire tra di loro e quindi crescere pian piano e tutti insieme, rendendo tutto lo studio, che è necessario, è molto importante lo studio alla base del poker, una cosa più piacevole, una cosa più divertente, anche perché il poker in primis è una passione e può diventare una passione molto redditizia, come sappiamo, no? Emilio, qualche numero quindi a proposito lancio del cash game: quale materiale didattico è pronto per gli italiani che vogliono imparare questa specialità? Abbiamo preparato il lancio del cash game con dedizione. Abbiamo al momento più di 40 nuovi video al mese pubblicati sul sito, coaching settimanali in cui i nostri coach giocano in diretta e spiegano i propri ragionamenti, le proprie strategie, rispondono alle domande degli utenti che possono quindi toccare con mano il gioco semiprofessionistico o professionistico e possono migliorarsi seguendo l'esempio degli altri membri della community e dei nostri insegnanti. Inoltre, grazie al dipartimento gestito da Herbert, abbiamo più di 250 articoli strategici sul nostro sito e ultimo ma non meno importante, il nostro forum è davvero l'accademia, la fucina di giocatori di poker, perché tutti gli utenti possono scrivere sul forum, chiedere opinioni, postare mani che hanno giocato, farsi domande, porsi dei dubbi sulle proprie giocate, scoprire i propri errori e correggerli, superare momenti di crisi e quindi diventare un giocatore effettivamente completo, senza che questo sia una cosa pesante, uno studio difficile, ma semplicemente una bella avventura nel poker. Dimostrato quindi che l'offerta formativa di PokerStrategy è a tutto tondo, quali sono i progetti per il futuro? Che cosa ci aspetta dietro l'angolo? Ne parliamo nuovamente con Herbert. Dietro l'angolo, come hai detto, stiamo ricercando un sacco di cose nel poker, stiamo sviluppando nuove strategie, però anche il livello didattico di nostro materiale, vogliamo arrivare a un tipo di guided learning dove l'utente è preso per la mano, non importa che inizia con il poker o già è esperto, e aiutarlo a migliorare il suo gioco. Stessa domanda per Emilio: cosa ci aspetta in Italia nei prossimi mesi e soprattutto quali sono le indicazioni che tu come responsabile education daresti a un giocatore novello della community?
Mi ricollego alla risposta di Herbert, proprio perché è importante questo concetto di guidare l'utente. Se da una parte siamo terribilmente all'avanguardia per quanto riguarda i contenuti in sé, è effettivamente una materia molto difficile il poker, ci sono milioni di sfaccettature e quindi vogliamo riuscire ad offrire anche un percorso che possa portare l'utente a districarsi tra i contenuti, a sapere cosa studiare, a sapere dove fermarsi e sapersi valutare anche. Quindi sto preparando proprio in questi giorni un corso, un vero e proprio corso, come se fosse un corso universitario, mi piace pensare in grande, di 4-5 settimane, in cui voglio spiegare agli utenti come sfruttare davvero Poker Strategy, perché paradossalmente una delle cose più difficili da fare è riuscire a dare il massimo del proprio potenziale. Chiunque può diventare un ottimo poker player con la necessaria voglia e passione. È chiaro che ci vuole un sacco di tempo, quindi la cosa fondamentale è voglio diminuire questo tempo e portare la gente a essere il più possibile pronta per questo lancio. Da una parte il lancio del cash game può essere pericoloso, tra virgolette, perché è una strategia difficile, impegnativa. Molti credono che sia gioco d'azzardo, ma in realtà non lo è. È una strategia da sviscerare. Proprio perché è una strategia difficile, complicata, ma altrettanto interessante, non è possibile tracciare tutti i punti chiave per poterla capire a fondo in quattro parole come stiamo facendo adesso, ma sono sicuro che il percorso per diventare ottimi giocatori di poker sia tracciato. E l'unico impegno che devo chiedere agli utenti è quello di cercare di seguirci, cercare di impegnarsi, di vivere con noi questa avventura del cash game, e non ho nessun dubbio che chiunque possa davvero togliersi tutte le soddisfazioni del mondo con il cash game. Seguirci del resto è facile, con tutte le nostre news, le promozioni, gli eventi anche sul territorio che stiamo progettando nelle università e nelle varie conferenze, e non vedo l'ora che inizi il cash game. E non vedo l'ora di vedere una nuova generazione di poker player consapevoli e vincenti venire fuori dai nostri ranghi. Benissimo, dopo questa piacevole chiacchierata sembra che abbiate dimostrato anche a me che Poker Strategy ha le carte in regola per insegnare al meglio il cash game come specialità. Un ringraziamento da parte di PS Marco a Herbert e a Emilio da Gibilterra per PokerStrategy.com.